Oh tesoro, che bella sorpresa che avranno i bambini quando scenderanno. Oh sì, mamma Pig, non vedo l'ora che guardano fuori. Oh, sarà una bellissima sorpresa. Cosa dici, li andiamo a svegliare? Sì, mamma Pig, ottima idea. Vai pure. Ma no, caro, pensavo piuttosto che potresti andare tu. Io alla fine devo preparare la colazione. Ah, ok, va bene, le vado a svegliare io. Po, 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 po. Ehi, bambini! Peppa! George! Svegliatevi! Mamma mia, papà, non ho voglia di svegliarmi, lasciami stare. Oggi è sabato, posso dormire, non ho la scuola. Dai, Peppa, su, svegliati! Dai, che non te ne pentirai. Non ho voglia, papà. George, George, svegliati, dai. Oh, no, papà, oh, voglio dormire. Uffa, uffa. Ma, vabbè, state pure a letto. Io ci ho provato. Ma i bambini non vogliono scendere. Io adesso mi metto un po' alla televisione. Guardiamo un po' che cosa c'è di bello. Ma come i bambini non vogliono scendere? Ma li hai svegliati? Sì, ma hanno detto no, papà, lasciami stare perché oggi è sabato. Oh, dai, papà Pig, li dovevi svegliare. Gli hai detto che c'è una bella sorpresa di fuori? Ma sì, penso di averlo detto. E non ha funzionato? No, no, hanno voglia di dormire. Ho capito, mi toccherà andare a vedere a me. Vabbè. Ehi, bambini, Peppa, George. Dai, svegliatevi. Oh, mamma, no. Io non ho voglia, voglio dormire, sono tanto stanca. Oh, sì, anche io, mamma, voglio dormire. Dai bambini, che se vi alzate c'è una bellissima sorpresa di fuori. Oh, che sorpresa! Dai Peppa, vieni e vedrai. Dai, mamma, dicelo. Posso solo dirvi che vi piacerà tantissimo. Davvero, mamma? Lo dici per davvero? Non è che lo dici solo per farci scendere. No, Peppa, fidati. Dai, venite giù. Oh, ok. Dai, che vi aspetto, eh? Tesoro? Sì? Ma pensi di stare lì tutto il giorno? Sì. Vabbè. Oh, che bellissima giornata! Non vedo l'ora che Peppa e Gio scendono! Che meravigliosa sorpresa! Dai, George, andiamo a vedere. Sono proprio curiosa. Ma facciamo così, tu vai e Sebella mi vieni a chiamare. Facciamo che io vado e che Sebello me lo tengo tutto per me. Io scendo. Uffa, che barba, mi tocca scendere anche a me, ma io ho tantissimo sonno. Oh, va bene, andiamo. Mamma, sono qui. Oh, Peppa, finalmente! Brava bambina mia! Allora, mamma, che cos'è questa sorpresa? Facciamo così, vatti a mettere una bella sciarpa. Una sciarpa? Sì, ti servirà. Oh, va bene, vado. Allora, cos'era questa sorpresa? Mamma ha detto che devo mettermi una sciarpa. Forse te la devi mettere anche tu. Dai, andiamo su in camera. Ok. Ecco fatto, io sono pronta, tu? Sì, anche io, anche se non capisco perché devo mettere una sciarpa, ma vabbè, andiamo, dai. Eccoci, mamma, abbiamo fatto. Oh, sì, mamma, allora che cos'è questa sorpresa? Oh, bravo Giorgio, anche tu hai messo la sciarpa. Adesso la sorpresa ve la fa vedere vostro papà. Papà Pig! Ah, sì, tesoro. Puoi venire un attimo qui? È proprio necessario? Eh sì, se no non te lo chiedevo. Ok, arrivo. Ah, dunque, oh, bambini, vi siete svegliati? Sì, papà, la mamma ha detto che c'era una bellissima sorpresa. Oh sì, che cos'è? Che cos'è? Ce lo dici? Oh, venite pure fuori con me. No.
Di fuori? Ecco perché dovevamo mettere la sciarpa. Andiamo a vedere. Oh, sono così curiosa. Guardate, guardate. Non ci posso credere, ha nevicato. Wow, quanta neve. Aspetta, Giorgio, arrivo. Yuhu! Wow, guarda quanta neve. Mi posso anche nascondere dentro. Yuhu! Wow, guardate, è piena di neve. Dai, papà, papà, vieni con noi. Arrivo. Yuhu! Wow, com'è divertente! Possiamo fare anche un bel pupazzo di neve. Allora, facciamo la base. Dai, Peppa, aiutami, fai la testa. Oh, io mi sto congelando. Ok, allora farò la testa. Ecco, fatto! Yuhu! Che bello, che bello! Gli potrei mettere la mia sciarpa. Oh, la mamma si arrabbierà tantissimo se metti la sciarpa. È uguale, io non ho freddo, papà. Ecco fatto, il nostro pupazzo di neve ha una bellissima sciarpa. Yuhu, che bello, che bello, che bello. Wow, mi piace un sacco tutta questa neve, non ci posso credere. Che bello, che bello, che bello, papà, giochiamo, dai, giochiamo. Mamma, mamma, vieni a giocare con noi. Oh, bambini, quanta neve, che bello, che bello, che bello. Evviva, una giornata sulla neve, che bello, che bello, grazie che ci avete svegliati. Oh, di niente, bambini. Oh, bambini, è arrivato il momento di salutarvi. Adesso dobbiamo giocare nella neve. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao. Peppa, ma tu non vieni? Non vieni giù con me? Ma no, Giorgio, non mi sento tanto bene. Ma che cos'hai? Perché c'è queste macchie in faccia? Ma dai, ma cosa dici, Giorgio? Dai, lasciami stare, non vedi che sto male? Ma sì, ma vedo che stai male, appunto. Dai, Giorgio, vai via, lasciami stare. Ah, va bene, va bene. Boh, che strano, Peppa, oggi. Che strane macchie che ha. Ma vabbè. Oh, non mi sento bene per niente. Oh, mi sa che ho anche la febbre. Oh. Mamma, mamma, Peppa non vuole scendere. Come non vuole scendere? Sì, dice che non sta tanto bene. Oh, come non sta tanto bene? Sì, e poi c'ha delle macchie strane in faccia. Oh, ma come delle macchie strane in faccia? Oh, Papa Pig, Papa Pig! Sì, Mamma Pig, sono qui, che cosa c'è? Oh, vai a vedere Peppa, George mi sta preoccupando. Ma perché non vuoi tu? Dai, dai, che io devo cucinare, vai a vedere se quello che dice George è vero. Oh, va bene, ma proprio adesso che c'era il mio programma preferito. Oh, Peppa... Sono sicuro che non ha niente, Peppa. Oh, Peppa. Ah, sì, papà, cosa c'è? Peppa, come ti senti, tesoro? Oh, non mi sento tanto bene, mi sa che ho un po' di febbre. Oh, povera Peppa. Cosa c'è, papà, cosa c'è? No, no, niente. Vado a chiamare subito il medico. Ma dici che c'è bisogno, papà? Forse solo bisogno di dormire. No, Peppa, secondo me devo chiamare il medico. Tu stai buona lì che arrivo subito. E dove vuoi che vada messa così? Oh, tesoro, tesoro, chiama subito Mr. Brown. Che cos'ha, Peppa? Che cos'ha, Peppa? Oh, ha delle strane macchie in faccia. Secondo me ha preso la varicella. Oh, santo Dio, come la varicella? Oh, no, non è possibile, la varicella no. Vado subito a chiamare il dottore. Oh, squilla, squilla. Oh, bene, bene. Sì, pronto, dottor Brown, sono Mamma Pig. Potrebbe venire a casa Pig per piacere? Mi sa che Peppa si è preso la varicella. Oh, ok, grazie mille, l'aspettiamo. Ecco qua, tranquillo, George, che adesso arriverà il dottor Brown. Oh, Mamma Pig, ma io la varicella l'ho presa? Ma io come faccio a saperlo? Oh, e io come faccio? Magari me l'ha già attaccato.
Ma no, dai, sicuramente da piccolo l'avrai presa. Oh, speriamo. Sarà arrivato il dottor Bra. Vai, vai ad aprire, tesoro. Oh, sì, subito. Ecco, ecco, è arrivato il dottore. Oh, buongiorno, dottore. Deve assolutamente andare a visitare la mia Peppa. Ha tante macchie in faccia. Oh, andiamo subito a vedere. Dunque, Peppa, dimmi un po', come ti senti? Ma mi sento che ho un po' la febbre. Mi sento tutta strana e poi mi dà tantissimo prurito tutta la faccia. Oh, Peppa, sì, si chiama varicella. Sono dei bugni che danno tantissimo prurito, ma mi raccomando, non ti devi grattare. Oh, va bene, va bene. Dunque, ti darò una medicina. Oh, e poi passerà? Sì, dopo tra qualche giorno vedrai che ti andrà via tutto. Oh, va bene, va bene. Nel frattempo, mi raccomando, mamma Pig, Peppa deve rimanere al caldo. Oh, sì, 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 rimarrà qui al caldo con noi, ce ne occupiamo noi. Bene, ottimo. La saluto, Peppa. Arrivederci. Oh, grazie, dottor Brown. Hai capito, Peppa? Devi stare al calduccio. Ah, sì, papà, ho capito. Però io mi annoio. Che cosa vorresti fare? Vuoi che ti mando tuo fratello? Ma suo fratello non ha voglia di giocare con lei. È troppo piccolo. Oh, no, io voglio la mia amica. Voglio Susie. Potete andare a chiamare Susie? Adesso ti porto il telefono e la chiami te, va bene? Ma glielo vado a prendere io il telefono. Tranquilla, Peppa, vedrai che ti passerà in qualche giorno. Oh, sì, mamma, io ho paura di annoiarmi, però. Dai, che adesso chiami la tua amica e ti viene a trovare. Oh, sì, va bene. Eccomi qua. Tieni, Peppa, chiama pure la tua amica. Oh, grazie, papà. Sì, pronto? Posso parlare con Susie? Grazie, sono Peppa. Ah, ciao Susie, sono malata, sono nel letto. Sì, però ha detto che passerà presto. Ecco, sì, esatto, ti volevo chiedere, ti va di venire a trovarmi? Oh, grazie, grazie, ti aspetto. Bene, ottimo, a questo punto io posso tornare a guardare la televisione. Dai, Peppa, rimettiti nel letto che adesso arriverà la tua amica. Va bene, mamma, mi ci metto subito. Anzi, vieni che ti aiuto. Oh, grazie, mamma. Posso stare di sopra al posto di George? Ma certo. Ecco qua. Stai bene? Sei al calduccio? Oh, sì, mamma, sto benissimo, grazie. Ok. Ci vediamo dopo. Ecco fatto. Come sta, Peppa? Come sta? Oh, non ti preoccupare, George, adesso Peppa starà meglio. Dovrebbe essere forse la sua amica. Andiamo a vedere. Buongiorno, mamma Pig. Oh, Susie. Sì, sono Susie l'infermiera. Oh, Peppa sarà molto contenta di vederti. Sei proprio carina, sai? Grazie, ho messo il mio vestito di infermiera. Ma di un po', Susie, la varicella tu l'hai già presa? Sì, sì, l'ho già presa. Ah, ok, a posto. Dai, allora vai pure su che Peppa ti aspetta. Ok, vado. Oh, ma quanto è carina questa ragazza. Ehi, Peppa, sono arrivata. Oh, Susie, sei arrivata? Oh, aspetta che scendo. Che non devo prendere freddo, mi tengo la coperta. Eccomi. Wow, ma sei un'infermiera? Sì, sono la tua infermiera personale, starò con te finché non starai meglio. Oh, grazie, sei veramente un'amica del cuore. Oh sì, Peppa, ti voglio tanto bene, vedrai che guarirai molto in fretta. Oh, che bello, che bello, dai, giochiamo. Ok, a cosa vuoi giocare? Oh beh, io messa così non è che posso fare molto. Vuoi che ti racconto una storia? Oh sì, mi piacerebbe tantissimo. Ok, allora mettiti pur comoda. Ok. C'era una volta un maialino molto 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 birichino di nome Peppa.